abbiamo l'ambizione di costruire le condizioni affinché le prossime elezioni sia nazionali che regionali si vincano bene, non perché sono divisi gli altri, e rispetto a questo stiamo muovendoci coerentemente col percorso di partito aperto e largo che Matteo Renzi ha messo in campo da un po' di anni a questa parte, per cui anche in Sicilia creiamo queste condizioni per la vittoria. Intanto dovete fare i conti con questo rimpasto che gli stessi deputati di Sicilia Futura non capiscono. Rimpasto è parola che non mi piace. In generale, è lontana anni luce dalla nostra concezione di fare politica. E quindi io credo che non mi interessa un dibattito che è legato a queste questioni qui. La preoccupazione che ho io è riuscire a creare condizioni affinché la Sicilia non perda l'occasione del governo Renzi. Elezioni anticipate. Fino ad ora l'abbiamo persa, per cui quando riusciremo a creare le condizioni affinché tutte le riforme che si stanno facendo non si fermano a Reggio Calabria, io sarò contento. 1.400.000.000 in meno, elezioni anticipate inevitabili in Sicilia. Io credo che siamo una comunità che deve decidere complessivamente quello che si deve fare. Io sono parecchio preoccupato, ripeto, del fatto che purtroppo non siamo al passo con quello che il governo Renzi sta facendo. Questa è la mia unica preoccupazione da uomo di governo che si preoccupa della sua terra, che è la Sicilia. 1.400.000 e tanto, però vediamo. Arrivederci.